Tutto pronto per l'inizio del nuovo anno scolastico, tutto pronto nella scuola primaria di Viale Bosio, dove oggi riconsegnate ufficialmente il plesso dopo i lavori. Oggi è una giornata assolutamente importante per Via Bosio, perché nonostante le difficoltà che abbiamo attraversato, che attraversiamo a livello ovviamente economico come d'altra parte tutti i comuni, siamo riusciti a raggiungere questo obiettivo che ci eravamo prefissi già dall'anno scorso, ed oggi finalmente riusciamo in qualche modo a tornare a questa scuola, come dire, con i lavori già fatti, per cui lunedì tutti pronti. Per quanto riguarda il discorso dei servizi da erogare, siamo pronti, mi riferisco alla mensa per chi l'ha chiesta dal primo giorno, all'assistenza scolastica specialistica, al preposto scuola, al trasporto e dei bambini che hanno delle difficoltà. Invece stiamo lavorando perché riparta senza particolari difficoltà il trasporto per i bambini ad ottobre. Ci stiamo lavorando perché ci sono un po' di difficoltà, però devo dire che sono assolutamente fiducioso sul lavoro che stiamo portando avanti. Sono state denunce da parte di genitori giustamente preoccupati per quello che sarebbe potuto essere la presenza di amianto nel vecchio pavimento in gomma, perché era un pavimento antecedente al 1992, e dall'analisi fatta effettivamente poi il risultato è che c'era amianto. Tutto l'edificio scolastico è stato rifatto con la sostituzione totale della pavimentazione, in più si sono adottati criteri di ritinteggiatura. Noi avevamo impegnato 137.000 euro per bonificare tutta la scuola, che sono circa 500 metri quadri, il lavoro è stato fatto per intero, non ci fermiamo qui, subito dopo l'inizio scolastico metteremo a posto anche il tetto con l'infiltrazione che ci siamo, perché abbiamo trovato dei residui di somma e possiamo fare anche questo lavoro. Non intralcerà assolutamente la conduzione dell'attività scolastica.